ho già fatti Eyes quelli. Mi manca della draga perché era buggato, non so se me l'ha dato. Mi manca del non sono un Tombstone. No, no, sì, l'ho fatta quella lì, l'ho fatta. Mi manca quella della draga, quella della mercante, quella dei Twins quando era buggato, l'ho fatta. E della vomitina, basta, di come killer. Sono costretto a fare questo gen. Mi hanno visto. Vuoi davvero droppare il God Palette così? Ma sei un pirla, va bene, grazie. Beh, siamo già a più di metà. Non sono tornati lì, vero? No. Lo guardiamo da sotto l'ascella. Teniamo al 99. Sprintino, va bene, vai in una dead zone. Peggiori 3 perk da killer. Tutti. boh, ce ne sono tantissimi che fanno cagare, il problema è questo. Non ci sarei arrivato di poco, peccato. Veramente poco. Ci devo provare, però. Nice. Peccato il terrore contagioso, non ci ho fatto sentire niente. Vediamo subito se riusciamo a prendere gli altri. Immaginavo che finissero quel gen lì, però. L'importante è che mi hanno fatto spaccare subito il God, questo è uno dei più importanti. Non ha agilità quello. Hanno iniziato anche il gen sopra, ok. Vado al gen sopra adesso se riesco. L'ho sentito droppare un pallet, non so quale, giuro. Che cazzo di pallet hanno droppato? Questo, what the fuck? Ok. Mi stanno facendo sprecare tutto il T3. Sfortunatamente, però. Per questo di solito si slaga con Myos, però. Questo primo T3 lo useremo per spaccare tutti i pallet, probabilmente. Qui c'è un altro in main, non ci arriverò mai, quindi adesso glielo facciamo se riesco a droppare. Perfetto. La incastriamo lì e la stalkeriamo. Ok, più o meno incastrata. E abbiamo già di nuovo il T3 pronto. Una volta che eliminiamo questi pallet qui diventa molto più unsafe farli. Dobbiamo ricontrollare questi 3 gen perché mi sa che mi devo tenere questo 3 gen qui perché è il migliore. Meglio di quello fuori comunque sicuramente. Ok, qui c'era ancora qualcuno infatti. Perfetto. Nessuno che urla nei dintorni, calciamo il gen. Porco due! Deadlock di merda ogni volta! Ogni cazzo di volta, proc, deadlock nell'istante in cui sto calciando il gen. Io non ci voglio vedere. Quello hanno fatto questo sotto? No, quello fuori hanno fatto, ok. Probabilmente aspetteranno di nuovo che mi finisce il T3. Perma T3 serve questo, per dare continua pressione. La gente non si può curare. Però con non il perma, almeno si curano. Magari perdono un po' di tempo. Riesco magari a prendermi un altro stage qui. Calciare questo gen adesso, calciare 50. E cercare di mantenere questa difesa qua. Questo hook con questo gen è buono. Perché mi devono praticamente passare davanti se vogliono. Qualcuno è uscito.
Salve. Sprint. Oh. Ciao Lord, buonasera. Salve. Ok, quella sopra urlato. Vediamo se riusciamo a tagliarle la strada, ma non credo mi basti il tempo. No. Grazie dello stalk. Aspettiamo che la tizia muoia. Credo che lei non può essere stalkerata più di così. Dovrei ammazzare lei, perché lei è al massimo. Invece di Jill, però. Prendiamo quello che riusciamo. Tutto a posto, grazie Lord. Anche uno è morto. Dovremmo subito uccidere la Talita, perché è l'unica che non posso più stalkerare. Uccidere lei significherebbe poter vincere con molta più facilità. Lo so, ma era in una posizione sbagliata, se l'ha giocata male. Oh, questo è ferito, non mi serve. Non so neanche come ci sono arrivato qui, onestamente, io. sì, sta mappa è forte per camperare, soprattutto quando hai il Trigian così. Quando te la devi giocare in questa mappa per camper, perché è veramente forte in molte zone in cui vai, puoi difenderlo molto bene. Tipo qua non... Qua anche in realtà non è malissimo per camperare, ma non voglio restare qua per quei miei due tre gen di là che stanno cercando di fare. Infatti me ne vado subito. Passo anche da fuori che magari non se lo aspettano, se non se lo chiamano. Se non sono in pre-made non lo sanno. È la Talita. Che due palle, la Talita non la posso stalkerare. Però... Lit glielo diamo. Qua pallet ormai non ce ne sono più. C'è solo questo, ma non è grave. Spacchiamole e basta. Il percolo di tre teste si chiama terrore ambulante. Terrore contagioso, perdonami. Praticamente quando colpisci un sopravvissuto fa urlare tutti i sopravvissuti all'interno del tuo terror radius. È uno slug perk. Praticamente cosa fai? Con Myers tipo al 3 nice. Con Myers, vedi? Che gli hanno urlato. Quando sei T3 che one shotti, tier 3, che puoi appunto uccidere con un colpo le persone, tiri giù il tizio, vedi se qualcuno urla attorno a 3 e vai verso di lui. Ciao Ferro! Ma secondo te DBD è più survo che la Favor? Secondo me è molto più survivor side. Un survivor che sa giocare meglio di un killer normalmente vince, secondo me. Secondo me. Sì, ma non sono riuscito a entrare nella beta, furfi. Non mi hanno dato la chiave per la beta. Quindi non posso... portarlo. Magari nei prossimi giorni riesco a portarlo, esatto. Hanno iniziato quel gen qua sotto. Quel gen lì ormai è allo zero. Sapete che c'è? Controllo un attimo qua. Quanto tempo ne ho? Tanto è tempo fino al 28. Non lo so, New York. Non posso prevedere il futuro. Credo che sia solo PC, furfi. Da Steam sicuramente. C'è ancora in regressione. Beh, è morta quella che non potevo più stalkerare, quindi è un vantaggio. L'ho fatto perché salto più velocemente la finestra, così. La scavalco più veloce. Easy outplay. Che gioco sarà quello di Bulbo? Dovrebbe essere stile DBD, però non ne ho molto conoscenza. So che è un 3 contro 4, per esempio. È un misto, sì. Poi non so bene cosa bisogna fare. Ok.
Questo era ancora il primo stage. Il fatto che nessuno abbia urlato in quella zona mi fa pensare che sia di qua la Rebecca. E si sta anche ammazzando. Il gen qua è ancora lo zero. Mi è sembrato di sentire qualcuno respirare. Farò la fine di venerdì 13? Non lo si sa, magari è fatto meglio, non lo so. Non puoi scegliere il PG. Ah, quindi non puoi scegliere se giocare Killer o Turva. Esce a caso? Davvero? O non puoi scegliere il PG tra i killer? Sì, casuale. Che schifa. Che stronzata. Ah, tra i killer. Cioè, puoi scegliere di giocare killer, ma non sai quale personaggio ti arriverà da killer. La squadra la scelta. Ah, ok, meno male, almeno quello. Non puoi scegliere quale dei killer giocare, ma puoi scegliere di giocare killer, ok. Porca puttana trota! Ma stai scherzando? Mi è partito un cazzo! Mi sono cagato in mano! Ma stai scherzando? Oh! Porca troia! Catroia. Probabile però. Devo provare il 50-50, boys. Non so in quale in quale porta può stare. Sempre solo che sta una porta, eh. Me surf hanno tantissime vie di fuga. E come faccio a scendermi? I killer non sono ben organizzati? Beh, ma anche i surf immagino dovranno essere organizzati, no? Immagino. Un'alternativa in base a... Sì, infatti. Ma dove cazzo sta? Raga, ditemi che sta rattando, non sta neanche provando a scappare questo. Puoi giocare anche da solo, collaborare nel relativo, ok. Non te lo so dire, Dragon. Mancano 0 minuti. Tecnicamente dovrebbe essere tipo attivo adesso, Drago. Però è chiarato. Stava quasi nel basement. Stava nascosto sto qua. Cioè, dov'è che stava? Cosa cazzo facevi qui, rattaccio di merda? Ma almeno provaci a scappare. Che palle, far perdere tempo così. Oni, consanguinamento viola e iri dell'aura. Oddio, l'iri dell'aura no, che palle quella donna.